gergali. La pertinenza potrebbe diventare chiara, vostro onore. Va bene, avvocato Tacheri, prosegua, ma sarà meglio che lei arrivi al punto immediatamente. Grazie. Cosa significa? Suicidio. A volte se una persona si suicida, si dice che ha fatto il daccio. Non è vero, tenente, che all'inizio della sua carriera molte persone sulle quali lei investigava hanno fatto il daccio? Obiezione! Cosa significa tutto questo? Lo chiamavano daccio perché i suoi colleghi avevano l'impressione che troppe persone su cui lui indagava finivano col suicidarsi. Questo forse perché lui stesso si erigeva al loro giudice e quindi le uccideva. Chiedo che sia cancellato dal verbale. Queste inazioni che descrivono il tenente Dixon come un assassino sono frutto di fantasia e la difesa non ha alcuna prova a sostegno. Ho due agenti pronti a testimoniare su questo. Avvocato Tacheri, eviti di introdurre insinuazioni simili nel procedimento. L'accuserò di vilipendio alla corte. Un'altra mossa del genere sarò costretta a procedere. La giuria non tenga conto di questa parte del dibattimento. Vostro onore, chiedo un aggiornamento. Credo che l'avvocato Tacheri abbia bisogno di tempo per ripassare le più elementari nozioni di etica legale. Ci aggiorniamo per il pranzo. Serve a tutti quanti una boccata d'aria. A me di sicuro. Sei stata molto aria. I giurati ormai hanno sentito. Cercherò di riprendere l'argomento rischiando di essere sbattuta in galera. Godrei della tua compagnia. Da quanto ho visto stamattina, Rino avrà bisogno di tutte le cure possibili. Credo di avere la medicina più appropriata, però è una medicina molto costosa, sì. Mi costerà un vero patrimonio. Sì, niente chiacchiere, Adam, se di quello che vuoi. Per avere quel nastro ci vorrà un bel 5 seguito da 5 zeri. $500,000 per una registrazione. E se vuoi anche la mia testimonianza dovrai moltiplicare tutto per due. Solo $1,000,000 il tuo vecchio amico Hound Adams salva Rino dal carcere e come omaggio ti distrugge per sempre Dutch Dixon. Ti do $100,000 subito e il resto quando testimoni. Oh sì, se ne deduco che non sei stato ancora abbastanza a lungo sui carboni ardenti. Ti saluto amico, va tutto a monte. Siamo lì. Poco vi dovete presentare in tribunale, nel frattempo datevi da fare la lavanderia. Dove dobbiamo versare i soldi? Attento, fate un bonifico sul mio conto, numero 34781, alla First United Bank di San Diego. Fammici parlare, per favore.
Hound, il denaro sarà vincolato finché non sarai in tribunale. Non posso lasciarti la possibilità di fregarmi. Va bene. Metti i soldi vincolati nel conto, ma appena sarò in tribunale dovranno essermi accreditati senza condizioni. Sì, d'accordo. Benissimo. Vuol dire che quando il denaro sarà arrivato sul mio conto corrente, io verrò a trovarvi in tribunale. Te lo mando subito. Mi incontrai col tenente Dixon. Gli dissi che il sergente Burrell e anche diversi altri agenti erano coinvolti in azioni criminali, diverse rapine e anche omicidi. E che avevo ottenuto la loro fiducia, si fidavano di me. Avevo incaricato il sergente Burrell di un omicidio su commissione. Poi che è successo? Quella sera ero con la mia ragazza, Valerie Prentice, al motel Surf and Sand che è presso la spiaggia. Facevamo dei progetti perché... Obiezione, vostro onore. Riteniamo che i progetti del signor Reince e della sua fidanzata non siano pertinenti. Vostro onore, Rino Reince aveva deciso di sposarsi, di lasciare la polizia e dedicarsi ad una vita più tranquilla. Questo non quadra affatto con quanto l'accusa vorrebbe farci credere. Questo non lo decide una persona immischiata in azioni criminali nascoste da un distintivo della polizia. Obiezione respinta. Lei può andare avanti, ma si attenga al punto, avvocato. Dunque, voi due eravate in quel motel. Poi cosa accadde? Un uomo di nome Og Adams irruppe nella stanza del hotel. L'avevo arrestato mesi prima e credevo fosse ancora dentro. Sparò due colpi verso di noi. Val si era alzata e i proiettili la colpirono allo stomaco. La portai subito all'ospedale. Era già in coma e non si risvegliò più. In seguito ho saputo che il sergente Burrell era stato ucciso e che l'arma usata era la mia pistola di riserva. Dov'era quella pistola? Credevo fosse nel mio armadietto a San Diego, a 50 chilometri. Ma evidentemente qualcuno l'aveva presa. Mi dica, un poliziotto di un'altra città avrebbe potuto accedere al suo armadietto del Dipartimento di San Diego? Si dà l'uso degli armadietti agli agenti che consegnano detenuti per l'estradizione e a quelli che operano oltre i confini della loro giurisdizione. Chiunque avrebbe potuto averlo. Poi che successe? Compresi di essere stato incastrato e scappai via. Dovevo restare libero per provare la mia innocenza. Quindi è da allora che Dutch Dixon le sta dando la caccia? Sì, ha tentato di uccidermi più volte. Obiezione! Non è in istruttoria, non è pertinente a questo caso ed è del tutto privo di conferme. Le parti si avvicinino al banco, per favore. Io ritengo che sia pertinente. A Bay City dei poliziotti commettono reati. Un agente di polizia, Rino Reince, è mandato là dall'ufficio affari interni di un'altra giurisdizione. Non ha precedente conoscenza di questi reati. Riesce a infiltrarsi e scopre che il sergente Burrell, il quale lavora in coppia con Dixon, è coinvolto. Ne parla al tenente Dixon e quella sera un detenuto che dovrebbe essere in carcere evade durante un trasferimento e tenta di uccidere Reince. Questa teoria dovrebbe suscitare una certa perplessità e consentire il mio interrogatorio. Avvocato. Deve limitare le domande al contenuto dell'istruttoria. Non può continuare a divagare sul tenente Dixon e il suo passato, a meno che non proponga qualcosa in più di semplici congetture. Vostro onore, la mia teoria è volta a dimostrare la plausibile alternativa, che il tenente Dixon aveva un... No, sta andando fuori strada, avvocato. E in questo modo mi confonde. L'ho già richiamata in precedenza, quindi l'obiezione è accolta. Eccezione. Ne tengo conto. Posso introdurre l'argomento delle proprietà immobiliari del tenente Dixon, incompatibili con il suo reddito? Non è pertinente. Il processo in atto riguarda Rino Reince, non Donald Dixon. Si attenga a questo e potremo procedere. Potete andare. Vorrei un consulto con il mio cliente. D'accordo. Mi chiedevo ogni spiraglio. Se arrivasse a un Adams mi sarebbe di grande aiuto. Bobby lo sta aspettando di fuori. Però dobbiamo... Dobbiamo definire l'accordo prima che testimoni. Chiederò un aggiornamento. Non credo che sia necessario. Come stai, Al? Salve, Rino. Sono qui per salvarti la pelle. Quando la nave sta per colare picco, qualcuno ti lancia una ciambella di salvaguardia. Vostro onore, vorrei preparare il testimone. Avvocato, sono stato altre volte in tribunale. Le concedo un'ora del mio tempo, perché poi ho un appuntamento con l'isola di Tahiti. Quindi è meglio che mi dia retta. Se proprio dobbiamo farlo, facciamolo presto. Io ho visto che Patsy Burrell è stato ucciso da Dutch Dixon. Non è stato suo fratello Og a vedere? L'ho visto anch'io. Sono qui per testimoniarlo, quindi... Facciamolo finita. Ora chiamo a
Adams al banco dei testimoni. Stamattina l'ho messo in lista. Giuri solennemente che la testimonianza che sta per dare davanti a questa corte sarà la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, dicalo giuro. La verità è il mio faro luminoso. Si sieda e dia le sue generalità. Aud Adams, mi ritengo cittadino del mondo. Signor Adams, dove si trovava sabato 13 giugno 1992? Quel giorno ero insieme a mio fratello Og Adams, niente secondo nome. E stavamo andando a Sunset Sand Motel. Mi disse che doveva concludere un affare e mi chiese di aspettarlo in macchina. Ma mi venne voglia di fumare una sigaretta e scesi dall'auto per fare due passi nei paraggi. E quindi che cosa vide? Vidi l'omicidio di Patsy Burrell nella stanza 16. Può descrivere ciò che ha visto? Stavo guardando una delle finestre del retro e così all'interno ho visto bene Patsy Burrell seduto in poltrona. Io non sapevo ancora chi fosse. Ma insomma, lui stava lì seduto e io stavo per spostarmi, quando lui si alzò per andare alla porta. Lì c'era un uomo in piedi con una pistola in mano. A un certo punto Bassi cominciò a gridare forte: «Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare?» e altre cose del genere. «Vada avanti!» Bassi cominciò a indietreggiare e quell'uomo fece fuoco contro di lui. E Bassi cadde stecchito. Andò giù proprio come un sacco di patate. Signor Adams, quell'uomo è presente in quest'aula di tribunale? Sì, è presente in quest'aula. Potrebbe indicarcelo, per favore? Certo. È il suo assistito, Rino Reins, l'imputato. Cosa? Operando sul libero mercato. Avrei dovuto testimoniare per te, ed è quello che ho fatto. Però è pervenuto un altro accordo riguardo il contenuto della testimonianza. Per essere un poliziotto, Dutch Dixon dispone di un notevole patrimonio. In conclusione, è stato un grande giorno per la Hound Adams Incorporated. Ora voglio quell'altro mezzo. Quale nastro vuoi? Quello che mi darai a forza di schiaffo. Ah, il nastro vuol dire quello che ho consegnato all'avvocato in un altro stato, il cui nome le mie labbra non pronunceranno mai? Stai facendo un'aggressione, Bobby. Signor Adams. Vuole pranzare con me mentre la giuria è in riunione? Con immenso piacere. Potendo scegliere tra farmi rompere i denti da un uomo con le penne in testa o andare a pranzo con un gentiluomo di Bay City, la scelta è piuttosto semplice. Comunque non credo che resterò in zona fino alla conclusione del processo, quindi per ora il nostro è un addio, capellone. Le piace la pasta? Simone sarebbe andata comunque in questo modo. È un uomo indegno. Dixon l'ha comprato, è la cosa semplice. Quando ti ho conosciuto, non credevo che fossi come poi ti sei rivelato. È un complimento. Avrei tanto voluto vincere questa causa. Per me era importante quanto per te. Non abbiamo ancora perso. La giuria potrebbe decidere a nostro favore. Non mi faccio illusioni. Mi dispiace tanto. Ascolta. Fra noi due è nato un legame. Tu stai provando un sentimento. Perché trovo sempre le cose giuste nei posti sbagliati? L'imputato si alzi, prego. Legga il verdetto.
giurati riunitisi per questo processo dichiarano l'imputato Rino Reins colpevole di omicidio di primo grado con annesse aggravanti. La condanna per omicidio di primo grado può portare alla pena di morte, se ne rende conto? Sì, vostro. La sentenza per questo processo sarà emanata tra 2 settimane. La Corte si ritira.